Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, ragazzi, siamo qui tornati per fare un video molto, ma molto toccante. Spero che voi questo video lo vedrete, lo vediate tutti, ragazzi, perché è un video molto particolare, perché sto parlando dell'addio al calcio del maestro, ragazzi, Andrea Pirlo, che noi juventini, ma anche milanisti e interisti, ricordiamo tantissimo. Andrea, tu hai cambiato tante volte squadra, però sei stato veramente unico. La tua calma e la tua tranquillità trasmettono al calcio veramente una cosa che serve al calcio. Purtroppo non sta succedendo quello che sta succedendo al calcio questi giorni, questi mesi, questi anni, che purtroppo è cambiato da così a così. Ragazzi, partiamo subito voglio, prima del contenuto di questo video, innanzitutto è augurare il meglio nella vita che farà. È il momento di goderti la vita. Basta giocare la domenica, stai con tua moglie, stai con i tuoi figli. E ragazzi, veramente voglio andarvi a vedere le stagioni che ha vissuto. Ha cominciato con una squadra di Serie B, una squadra che sicuramente i molti non se lo aspettavano. Hanno cominciato col Brescia dalla stagione 1994 alla stagione 1998, 4 anni vissuti al Brescia e con 47 presenze e 6 gol. L'altra squadra dal 1998, dal 1999 con l'Inter, un solo anno con 18 presenze e 0 gol. 1999 e 1900, 1999 e 2000 con il Regina. Comunque c'è un bel passo avanti da Inter e Regina, perché il Regina alla fine, ragazzi, è una squadra poco posso dire meno forte rispetto all'Inter, e passa quindi a Regina. Comunque, ragazzi, mi sono sbagliato, quello che ho detto 47-18 non sono né presenze né gol. L'altra quindi è stato in prestito a Regina dal 1999 al 2000, poi è tornato all'Inter dal 2000 al 2001. Poi è andato al Brescia solo un anno, no, fino a gennaio, ragazzi. È stato fino a gennaio. Poi è andato al Milan, passando ben, ragazzi, udite udite, 10 anni al Milan, dal 2001 al 2011. Io non so voi milanisti, soprattutto voi milanisti, perché gli interisti alla fine là sono passati, hanno cambiato un po' squadra, però soprattutto voi milanisti che hanno avuto 10 anni con la maglia rossonera. 10 anni con il Milan. E l'altra, ragazzi, anche qua è stata breve. 2011-2015, ma non tanto breve, ben 4 anni vissuto la Juventus e ci ha subito dimostrato di essere il maestro che si mette davanti alla cattedra sul campo, però. Quindi, poi alla fine, purtroppo è andata al New York City, ma va bene perché vuole anche là, vuole cambiare squadra. 2015-2017, ma oltre questo, tu hai cambiato squadra proprio nel momento giusto, non come Ibrahimovic. Chi è che piangerà quando l'addio del calcio? Forse adesso nessuno ha quasi pianto per l'addio del calcio per te. Però se stavi ovviamente sto parlando di Pirlo, se stavi con una sola squadra, secondo me, come ad esempio il Milan, perché se tu stavi al Milan per tutta la tua stagione, ci sta ovviamente andare prima con una squadra di Serie B, perché sei giovane, ovviamente le squadre piccole ti ingaggiano per poi andare su quelle superiori. E se stavi da una piccola, tutto il tempo il calcio piangeva per te. Però ragazzi, veramente lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto, soprattutto al Milan. Cioè, veramente, ragazzi, è stato stupendo. Però adesso il contenuto vero del video è andare a vedere chi ha fatto gli auguri. Io me li sono segnati, soprattutto è uno, ragazzi, Zinedine Zidane ha fatto gli auguri mettendo una foto Pirlo e Zidane, se la vedete, ragazzi, questa qua, ha messo questa qua, Zinedine Zidane. Perfetto, ha messo questa qua e ha detto grazie mille, maestro, taggandolo. E Pirlo ha messo grazie a te. E ragazzi, sono stati i numeri 21 della Juventus, una della storia più importante. C'è stato Pirlo con il numero 21, Zidane, Dybala prima e ben altro. Sinceramente non mi aspettavo che Allegri invece non gli ha fatto niente su Instagram. Non gli ha fatto niente, sinceramente ci sono rimasto un po' male. Lo so che forse non è stato il tuo mister, però comunque è sempre un tuo, tra virgolette, collega. Poi un altro, se non mi sbaglio, chi gli ha fatto gli auguri è stato il buon Paolo Dybala, ragazzi. Dybala ha scritto veramente una cosa emozionante. Ha scritto: indossare il tuo stesso numero è stato un onore per me. Da oggi il calcio perde un maestro, un campione e un esempio. In bocca al lupo per la vita fuori dal campo. E quindi, ragazzi, ha scritto questa cosa. Cioè, lui alla fine ha indossato il numero 21 e lui lo voleva indossare per tanto tempo, perché per rappresentare Andrea Pirlo. E poi la Juventus ha detto: vabbè, metti il 10, fa niente. Però comunque la fa, ragazzi, veramente bellissima, veramente emozionante. Poi anche qua Gigi Buffon, che gli dice: chi ha giocato con Andrea ha compreso il significato della parola unico, campione che ha alternato classe, eleganza e umiltà. Hashtag Pirlo. Ragazzi, veramente bellissimo.
una cosa veramente stupenda. Poi comunque alla fine, ragazzi, Buffon ci ha passato tanto tempo con Andrea, soprattutto ai mondiali, Berlino 2006, ragazzi, veramente emozionante. Io ho solo 3 anni, però purtroppo non ho vissuto, anche se stavo là, però non mi ricordo, ovviamente non posso ricordarmi, e non amavo tanto il calcio, ovviamente a 3 anni, ma neanche a 6 amavo il calcio. Poi col tempo mi sono appassionato. Poi la Juventus qua non fa niente. Ah sì, la Juventus anche fa gli auguri dicendo: ok, vabbè, qua non ci capisco, ha scritto in inglese, cazzo, Juve, però pure sei italiana, una squadra italiana, e te vai a scrivere in inglese. Ok. Poi l'altra squadra che gli fa invece gli auguri, soprattutto ragazzi, è il Milan. Il Milan che ha passato sicuramente tanto tanto tempo con Andrea Pirlo, detto dal 2001 al 2011, invece non gli fanno gli auguri, perfetto. Invece rimanendo in tema Milan, gli fanno gli auguri assolutamente Leonardo Bonucci, che dice: in tanti ti hanno ammirato con un pallone da calcio tra i piedi, al quale hai fatto compiere parabole impensabili per le persone normali. Io ho avuto la fortuna di vedertelo fare anche con una palla da football americano. Grazie per avermi fatto crescere e aver insegnato il calcio a me e a tutti. Grande maestro. Quindi ragazzi, che dire, veramente cioè, veramente cose, emozioni da una parte e dall'altra. Sono stati veramente molto, molto carini con lui. E ogni volta lui non è come gli altri che li ignora e poi va a scrivere il privato. Lui scrive pubblico, ha detto grazie, grazie, ti voglio bene, eccetera, e ha fatto quello che doveva fare. Quindi ragazzi, fatemi sapere ovviamente voi in un commento cosa ne pensate dell'addio al calcio di Andreone Pirlo. Veramente è stato emozionantissimo. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace in su, di iscrivervi al canale dove è ancora fatto. Io vi mando in un prossimo video un bacione, ragazzi, da Dark Matti. Ci vediamo nel prossimo video, ciao.